13:45, torniamo subito in diretta perché lo abbiamo detto, c'è questo gigante meraviglioso, si sta per concludere la seconda manche, è arrivato il momento delle atlete top, delle prime della classe, sta scendendo la tedesca Rebensburg, ma andiamo subito dal nostro Emilio Mancuso. Sì, è proprio così, perché siamo nel momento caldissimo di questa seconda manche con le prime sei che scenderanno tra pochissimo, a cominciare attesissima per Federica Brignone in nostra compagnia in cabina, graditissima ospite Karen Putzer. Ciao a tutti. Buon pomeriggio, benvenuta su Radio 1 Sport. Allora, in testa intanto nella classifica parziale c'è la tedesca Victoria Rebensburg, una che in gigante va molto forte, appena scesa 14 centesimi sulla slovena Rovat, bravissima, poi l'austriaca Hanser, la prima delle azzurre, a beneficio di chi si fosse messo soltanto ora all'ascolto, nona Francesca Marsaglia, poi undicesima Caroline Pickler. Intanto pronta al cancelletto di partenza Federica Brignone, che ha solamente 9 centesimi di vantaggio sulla tedesca Victoria Rebensburg. Stamattina scesa con il pettorale numero 1, non era per nulla soddisfatta Federica, che vinse qui la prima gara Plan de Corones 2 anni fa, il primo rilevamento cronometrico 1:20:01, ha perso qualcosina nella prima parte di questa terribile pista erta, la prima parte praticamente tutta alla sole, poi il muro finale con più del 60% di pendenza completamente all'ombra. Come sta sciando? Bene, una piccola incertezza all'entrata nel muro, ma adesso ha preso un bellissimo ritmo, curve molto rotonde, ed occhio qui perché la Rebensburg ha sbagliato in questa parte, ha perso tanto all'ingresso per cui... del muro finale, sì. 17 centesimi il ritardo di Federica Brignone, un pochino in ritardo di linea rispetto a Victoria Rebensburg. Qui è tornata invece con un ottimo ritmo Federica Brignone, ultime porte per lei, il tempo da battere 2:07:06, va a tagliare il traguardo solo per 5 centesimi, soltanto per 5 centesimi indietro Federica Brignone rispetto a Victoria Rebensburg. Partita adesso la norvegese Mowinckel, che ha 20 centesimi di vantaggio rispetto alla tedesca Victoria Rebensburg, battaglia selvaggia davvero per il podio, per la vittoria sembrano davvero esserci poche chance con una Michaela Schifrin stamattina straordinaria, stellare, soprattutto sul muro finale, ribadiamolo, un secondo rifilato alle sue avversarie. 13 centesimi, ha perso metà del vantaggio che aveva, un'incertezza più di una da parte della Mowinckel in ritardo di linea, però evidentemente era veloce perché continua adesso a riguadagnato i 13 centesimi che aveva lasciato la norvegese qui sul muro finale. Battaglia sui centesimi, è uscita la Mowinckel sfortunata sul terribile muro finale della pista erta. Salusa naturalmente un po' delusa la Mowinckel, che stava andando, aveva mollato forse troppo, cara. Sì, è un po' una caratteristica della Mowinckel che ha questa sciata sempre molto a rischio, ogni tanto rende perché ha già vinto 2 medaglie olimpiche, insomma peccato buttare via una gara così, però ricordiamo anche che la pista adesso è tutta all'ombra, per cui non è per niente facile. Sì, il muro finale qui davanti alla nostra postazione completamente all'ombra, mentre nella parte alta c'è il sole, dunque anche questa differenza di visibilità è importante per le atlete. Sì, poi è una pista tutta inclinata, sopra parte in un falso piano bello ondulato, si entra in un muro ripido e giù sotto dopo il curvone è tutta in pendenza verso destro, difficilissimo perché devi sempre appoggiarti bene sul piede esterno. Vai Marta Bassino, 23 centesimi il vantaggio rispetto alla tedesca Victoria Rebensburg, anche in alto adesso è venuta l'ombra, insomma rimane un po' di sole nella parte centrale. Vediamo la Bassino, che stamattina ha sciato benissimo, la miglior manche della stagione per lei, sta sciando bene anche in questo inizio di seconda manche, 7 centesimi il vantaggio, ha perso qualcosina rispetto alla tedesca Victoria Rebensburg. Marta Bassino che vuole tornare, cercare almeno di tornare sul podio in Coppa del Mondo, 1:32:66 il secondo rilevamento cronometrico, luce rossa
rossa in leggero ritardo rispetto alla tedesca Victoria Rebensburg, però comunque sta disputando una buona manche. Sì, qui tatticamente sta facendo una bella gara perché ha mantenuto alta la linea, infatti guadagna tantissimo perché qui tutte hanno sbagliato e adesso vediamo, può mollare. Vediamo sul muro se riesce a mollare, soprattutto a non sbagliare. Marta Bassino sta sciando alla grandissima oggi, la giovane piemontese va a tagliare il traguardo, gran manche da parte di Marta Bassino, 2:06:32, lo abbiamo detto, braccia al cielo, prima posizione per Marta Bassino, gran manche, 74 centesimi, un vantaggio importante rispetto alla tedesca Rebensburg. In terza posizione poi Federica Brignone a 79 centesimi, le altre azzurre, undicesimo e tredicesimo posto per Francesca Marsaglia e Caroline Pickler. Adesso devono scendere le migliori tre, a cominciare dalla slovacca Petra Vlova, poi avremo la francese Tessa Vorlé e poi sua maestà Michaela Schifrin. Senza un attimo di sosta parte la slovacca Petra Vlova, un vantaggio minimo solo 5 centesimi rispetto a Marta Bassino che ha sciato alla grandissima, ma sta sciando veramente molto bene anche la slovacca. Sì, parlavo proprio stamattina con il suo allenatore Livio Magoni, che l'altro giorno infatti qui guadagna sul piatto addirittura 3 decimi, che nell'allenamento dava 1,5 secondi alle austriache su 26 secondi, grande potenza, sciata completamente diversa dalla Bassino che scia con più sensibilità. E qui ha Marta Bassino è andata molto forte prima dell'ingresso del muro e soprattutto sul muro finale. Vediamo intanto l'ultimo rilevamento cronometrico prima del traguardo, infatti è indietro. Infatti sì, è indietro. Molto più rigida la Vlova, qui Bassino ha sciato con grande intelligenza. Vlova sta cercando di mantenere una linea, però tiene troppo. Marta qui ha lasciato correre molto di più. Molto di più, va a tagliare il traguardo, 2:06:32, non ce la fa. Non ce la fa, indietro, seconda Petra Vlova di 49 centesimi rispetto a Marta Bassino, e dunque podio sicuro per l'Italia con Marta Bassino in prima posizione. In quarta Federica Brignone, che non sarà per nulla contenta dopo la gara di oggi. In mezzo tra le due azzurre Petra Vlova, che qualche giorno fa ha avuto l'ardire di battere Michaela Schifrin in slalom speciale e la Schifrin se l'è presa tantissimo, e poi la tedesca Victoria Rebensburg in terza posizione. Tessa Vorlea al cancelletto di partenza, 8 centesimi, sono pochi rispetto alla nostra Marta Bassino, che come detto ha sciato alla grande, ha piazzato anche il miglior crono in questa seconda manche. Partita Tessa Vorlè, 8 centesimi il vantaggio rispetto a Marta Bassino, le prime porte per la francese, quasi in piano, posizione di massima velocità per lei, guadagna ancora, perché questa è la parte di pista dove evidentemente Marta Bassino lascia anche la differenza anche di statura rispetto alle altre. 37 centesimi rispetto a Marta Bassino, vediamo il secondo rilevamento cronometrico, continua a guadagnare perché sta scendendo molto bene Tessa Vorlè, d'altra parte una signora gigantista, 13 vittorie in Coppa del Mondo, 27 podi per lei, 59 centesimi. Vediamo adesso il rilevamento cronometrico nella parte centrale dove la Bassino ha cominciato a sciare alla grande, infatti lascia qualcosina Tessa Vorlè, 43 centesimi, ma continua a sciare molto forte adesso sul muro finale. Sì, Vorlè qui è andata un attimino in ritardo, però comunque una gran tecnica la sua, dovrebbe bastare questo vantaggio. Va a tagliare il traguardo e così è, 36 centesimi rispetto a Marta Bassino, d'altra parte lo sapevamo, Tessa Vorlè è una grande gigantista, e adesso naturalmente grande attesa per Michaela Schifrin, che stamattina ha disputato una manche stellare, forse la miglior manche di gigante della sua carriera, forse. Sì, d'altronde lei è venuta qui anche a Natale ad allenarsi, perché su questa pista ancora non ha mai vinto. Sappiamo che lei si pone sempre degli obiettivi nonostante ormai abbia vinto tutto, e vuole assolutamente vincere su questa pista. Io l'ho osservata anche stamattina che sciava su una pista che porta
verso la Val Badia da sola, seguita dal suo gruppo, si isola, si concentra solo su quello che deve fare e lo sta facendo bene. In scioltezza diremmo in queste prime porte. Michaela Schifrin 1,27, ha perso qualcosina rispetto alla francese Tessa Vorley, 87 centesimi. Attenzione, ha lasciato parecchio invece nella parte centrale adesso Michaela Schifrin, circa 50 centesimi rispetto alla francese Tessa Vorley. Tra poco comincerà il terribile muro finale. Michaela Schifrin che ha riguadagnato 1,02, davvero in scioltezza, quasi una mascia di allenamento. Sì, tutta tattica, veramente sopra controllato, e adesso vedremo che in queste porte veramente molla e guadagnerà ancora tutta tattica. Assolutamente sì, posizione di massima velocità, va a tagliare il traguardo, un secondo e 21, insomma si è permesso una seconda manche normale, quasi normale per i suoi livelli. Michaela Schifrin, l'applauso di Tessa Vorley, l'applauso di Marta Bassino a questa straordinaria atleta, 23 anni, quasi 24, però già, se non andiamo errati, 53esima vittoria in carriera, la nona stagionale, la prima qui a Plan de Corones per Michaela Schifrin. Il bacio di congratulazioni con Marta Bassino, la azzurra che torna a salire sul podio, e dunque la classifica finale di questo slalom gigante qui di Plan de Corones, San Vigilio di Marebbe, con la vittoria all'ennesima di Michaela Schifrin, la nona stagionale, 2,04,75, 1,21 il vantaggio su Tessa Vorley, francese. In terza posizione l'azzurra Marta Bassino a 1,57, bella prova quella della Bassino. Le altre azzurre in sesta posizione, Federica Brignone non sarà per nulla contenta, 2,36 il distacco dalla Schifrin, e poi quattordicesima Francesca Marsaglia a 3,98, e brava Caroline Picler, punti importanti in cascina per lei, sedicesima partita con il pettorale 42 a 4,25 dalla Schifrin.